il primo Chuck questa mattina tra l'ospedale Umberto I e la scuola elementare di Casolla. Si girano alcune scene del film Il camionista nelle sale il prossimo autunno. Il protagonista è Giorgio Tirabassi, noto poliziotto della serie televisiva Distretto di Polizia ed interprete di diverse pellicole. Questa volta indossa i panni di un camionista che si destreggia in diverse avventure durante il suo girovagare per le strade italiane. Con lui sul set Branko Djuric, Simona Borioni e Elena Cotta. Il film è diretto da Lucio Gaudino, regista con alle spalle anche una partecipazione alla mostra internazionale del film di Venezia con Uomini Stanchi, ma anche diverse serie televisive. La produzione è della Sunshine. Alcune scene del road movie saranno girate a Nocera per la presenza tra gli sponsor di una nota azienda di autotrasporti che metterà a disposizione i propri tir e gli auto articolati. Ecco le impressioni dell'attrice Simona Borioni. Per me ogni Chuck lo vivo sempre come se fosse il 93. Beh, forse c'è una consapevolezza diversa, una maturazione diversa, anche un divertirmi di più però rispetto a quando ero più piccolina. Ma guarda, un attore che mi porto nel cuore è Luca Lionello, con cui ho fatto le ultime 56 ore, un attore che io reputo straordinario. Io trovo che i veri maestri della fiction rimangono ancora gli americani. Siamo decisamente migliorati, assolutamente sì, però non siamo ancora arrivati a quel livello di qualità partendo dalla sceneggiatura. Cioè anche per esempio La Grande Famiglia, che io trovo fatta molto bene, con attori straordinari, però non, cioè, secondo me tutte dovrebbero essere così, invece per quante se ne facciano, poche sono a dei livelli alti. Mi piacerebbe fare un giro nella vostra terra, perché non la conosco bene, devo essere sincera, anche se io adoro Napoli, ecco,